a luglio, da settembre a novembre, aperte al pubblico il sabato pomeriggio. Vediamo chi fa gli onori di casa. Benvenuti a Vico Pisano, vi saluto a nome del sindaco Iuri Taglioli. Qui visitiamo la Rocca del Brunelleschi, un monumento straordinario creato dal grande architetto per salvare Firenze dall'assalto degli eserciti del Duca di Milano. I Visconti, conquistata Lucca, volevano tutta la Toscana. La costruzione di questa fortezza salvò Firenze dalle insidie degli eserciti del Duca. E Vico Pisano è una terra dagli incontri sorprendenti. Abbiamo incontrato una straordinaria guida, il professor Giovanni Ranieri Fascetti, che ci introduce al mondo misterioso di Vico Pisano. Abbiamo incontrato anche Brunelleschi e anche Paolo Uccello, ma ce ne dirà meglio il professore stesso. Bene, questa fortezza vinse senza combattere, potenza della strategia. E questa vittoria sui Visconti e l'invincibilità di questa fortezza sono celebrate in un dipinto famoso che si trova a Londra alla National Gallery. San Giorgio a cavallo ferisce il drago, salva la principessa, opera di Paolo Uccello, amico e collaboratore di Filippo Brunelleschi, entrambi erano dipendenti dell'opera del Duomo di Firenze, è in realtà la celebrazione della fortezza di Vico. Al centro del dipinto, nessuno se n'era mai accorto, si vede la sagoma della grande fortezza creata da Filippo a partire dall'anno 1435. Questa allegoria ha bisogno della conoscenza di simboli per poter essere letta. Ecco a voi le chiavi di lettura, gli stemmi della Repubblica di Firenze 1, 2 e 3 e dei suoi nemici, i Visconti, il biscione della famiglia milanese. Il primo stemma è la croce di San Giorgio, insegna del capitano del popolo comandante delle milizie, la bandiera dell'esercito di Firenze. L'aquila che uccide il drago è lo stemma della parte guelfa, il partito politico di Firenze. Dio vince il demonio, il nemico politico è sempre il diavolo, i ghibellini sono il diavolo. L'iris è lo stemma del comune di Firenze, Firenze è la città. Il dipinto si legge così: per volere di Dio, tutte le guerre si facevano in nome di Dio, per volere di Dio l'esercito di Firenze, il San Giorgio, quindi l'esercito di Firenze, è inviato a neutralizzare il nemico politico, il drago verde, il partito ghibellino. Questo nemico è lui, il signore di Milano. Vediamo qui il biscione proiettato nella coda a serpentiforme del drago, non più in posizione eretta, ma ormai abbattuto, neutralizzato. E così la rossa principessa che viene salvata, la città di Firenze, il cui simbolo è l'iris vermiglio. La fortezza di Vico Pisano al centro è lo strumento di questa vittoria. E in particolare Paolo Uccello ha dipinto la lunga muraglia, il soccorso, idea geniale di Filippo Brunelleschi, qui parallela alla lancia del San Giorgio, perché ha sentito l'invenzione del suo amico architetto come un'arma potente che fende le schiere nemiche all'assalto e le neutralizza. Complimenti professore, è veramente una lettura straordinaria. Play on!